ultima edizione di Stadio Milanese Studio, Marco Cullà. Maurizio Zampanini ha parlato della prossima sfida di campionato del Palermo dopo il successo di domenica scorsa con l'Inter. A Torino andremo per vincere per forza perché siamo disperati, abbiamo bisogno di far punti, abbiamo 2 possibilità su 100, ma dobbiamo provarci, augurandoci che queste ultime partite disputate dalle squadre già salve si svolgano in modo regolare. Andiamo per cercare di fare la festa nostra, non per rovinare quella della Juve che tanto lo scudetto l'ha già vinto. Sannini e Perinetti ho commesso un errore nel mandarli via e la nostra situazione è frutto di questo errore, fortunatamente. Dagli errori si impara. Totò Aronica crede alla salvezza, ma la strada è ancora lunga. Sentiamola allora il difensore rosanero. Stiamo attraversando un buon periodo, abbiamo collezionato tanti risultati utili consecutivi, dobbiamo dare continuità perché si sa che mancano 4 partite, ad oggi saremo salvi, però ci sono ancora 4 partite da giocare, ci sono avversari agguerriti che sicuramente ci stanno dietro e faranno di tutto anche loro per recentrare la salvezza. Paolo Dybala potrebbe essere l'arma in più per la volata salvezza, sentiamolo. Sappiamo che mancano 4 partite, sono tutti difficili, sappiamo che le squadre devono seguire così per questa strada, giocare così e buttare a Palermo fuori. Giorgio Perinetti, microfoni di Stadio News 24, parla delle ultime gare del campionato e dice saranno 4 finali, sentiamo. Spero che oggi saremo salvi, manca ancora 4 partite, è molto difficile e quindi dobbiamo raddoppiare, non rinnovare gli sforzi, dobbiamo raddoppiare perché abbiamo veramente delle partite difficilissime. Gli avversari ovviamente, il Genoa ha un calendario molto più facile del nostro, quindi noi dobbiamo veramente superarci per fare completare l'impresa, non possiamo accontentarci di quello che abbiamo fatto. Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo Tosel. Dopo la 34esima giornata, Michel Morganella salterà per squalifica la gara contro la Juventus, mentre per Sannino, Perinetti e Paleari, allontanati dalla panchina, soltanto una diffida. Multa per Miccoli, che in virtù anche dell'ammonizione rimediata, entra in diffida con Barreto. Oggi la ripresa degli allenamenti a Bocca di Falco. Tornerà a disposizione D'Ossena. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.